Oh ragazzi, ho scoperto una cosa incredibile. Cosa? Beh. Di chi è la casa rosa? Di Violet o di Zoe? Scrivimelo qua sotto nei commenti, mi raccomando. Sapete cosa ho scoperto? Che le ragazze stanno facendo un pigiama party. Oh, figo! Andiamo. Proprio così. La cosa è che però sono solamente per ragazze. Cosa? Sì, e noi siamo maschi, abbiamo il pipino. Pizza, questa inclusività del cavolo. E quindi adesso sapete cosa voglio fare? Entrare. Entrare e scoprire quello che dicono, perché sono un cavolo di pervertito. Beh, wow. Non l'ha messo. Vabbè, sì. Comunque, vabbè, allora, andiamo, allora apri la porta. Sneaky. Vediamo sneaky, cosa sneaky fanno, va bene? Right. Ciao ragazze, posso vedere il vostro video? Ciao. Che cosa state facendo? Fammi. Grazie mille, non tornate mai più. Dove si permette? Mandale. Non ci voglio credere, dobbiamo provare a entrare in qualche modo. L'albero. Dobbiamo provare a entrare, ok? In qualche modo. Aspetta. Come? Oh, lo so io, venite, ho trovato una strada segreta. Possiamo salire qua sopra, guardate. C'è una zona con le foglie. E adesso dobbiamo solamente spaccare la finestra. Pronti? Attento. Ok. Andiamo. Ok, ci siamo. E adesso, ai, cacchio. Sei un idiota. Oh. Aia. Emergenza. Hai detto vuoi fare tu? Sì, grazie, non vedevo l'ora. Vai. Abbandonami via. Via, ma che cazzo. Resta morte. Oh mamma mia, sono tutte e due armate. Ma tu sono lasciato secondo dalle scale. Ho capito, ho sbagliato. Lox, no, cosa no, c'è? No, io veramente non ce la faccio. Possono semplicemente dirci no. Perché ci devono lanciare i lanciafiamme? Io veramente, infatti, ragazzi, non lo so, mi sento veramente insultato. Lascia like entro 3 secondi per far comparire un lanciarazzi. 3, 2, 1. Ti distruggo la facciata. Mi sa che è un po' too much, lo sei esagerato forse. Così vedete, non fate le sveglie con noi, boys. Ma non farci notare. Ma che cavolo state facendo? Non riesco neanche a nascondersi, sono laggiù. E appunto. Cacchio, sei un idiota, Lox. Infatti. No, almeno non ci prendono da qua. Non ci arrivate. Non potete farci nulla da qua, idiote. Chi vi arriverà, eh? Iniziate a correre, noi siamo più veloci di voi. Esatto. Non è vero, siete voi gli idioti. Anzi, visto che tanto noi saremmo più lente, Jerry! Sì, chiamalo! Chi è Jerry? Chi è Jerry? È finita per voi, è finita! Non lo so, chi è Jerry? Non ho idea! La vostra figlia! Oh, oddio, ma c'è tante, correte! Oddio! Dove sta partendo questa parte? Arriva, aspetta! No! Prendilo, no! L'ho preso! Dove cavolo mi trovo? Mi hai buttato in questo scivolo. C'è la puzza qua dentro. Sembra peggio di quella volta che Elox ha mangiato le tortillas alla spagnolas. Ma che cacchio stai dicendo? Elox, dov'è? Sì, sono qua. Ragazzi, siamo bloccati. Guardate, qua non possiamo salire. Non abbiamo un piccone. E qua c'è l'acqua che ci ostruisce la via. Che cacchio possiamo fare? Saliamo. Come? Dall'acqua. Ci metteremo una vita, però ci proviamo. Aspetta, provate a ittare. Ittatemi e provate a fartemi. Ecco, continuate. Uno a destra, però, Lox, tu a destra. Ecco, credo bravo. Funzioni. Bravi, continuate. Funziona. No, è troppo alto. Non so come arrivarci. Si è tolta l'acqua. Cosa? Non lo so come si è tolta l'acqua. Ma si è tolta l'acqua. Com'è possibile? Non lo so. Andiamo. Ma non facciamo di questo. Almeno possiamo uscire. Mannaggia, sti brocchi. Aiutami a spaccarlo. Sì, aspetta. Queste ragazze veramente mi hanno fatto girare le scatoline. E adesso noi andremo lì e gli romperemo le scatoline. Ok, dobbiamo trovare per un altro modo. Magari c'è un'altra via per entrare a ascoltare quello che dicono. Che ne dite, ragazzi? Va bene, però non so dove andare per entrare. Aspettate. Oh, ok. Oh no, stanno.
Si stanno mettendo a costruire. State zitti, ascoltiamo quello che dicono. Ok. Ok. E non li sopporto proprio quando cominciano a fare tutto questo casino. Potrebbero anche chiederselo gentilmente. Appunto, ma veramente assurdi, assurdi. Io non li sopporto più. Infatti. Ma poi cosa vogliono? Cioè, se poi fanno i cavoli loro, noi non possiamo partecipare. Esatto, e non sono neanche adatti ad ascoltare quello di cui parliamo perché sono maschi. Esatto. E non capisco niente. Comunque, dove l'hai trovato, Jerry? Ah, l'ho trovato dentro un pacco di patatine. Cosa? Un pacco di patatine? Ma è gigante! Come hai fatto? Era un pacco di patatine gigante. Ok, ok. Ah. Sentite, dobbiamo provare a entrare dentro la loro zona, va bene? In qualche modo. Va bene. Ci sarà un'altra entrata. Ho visto una porta di ferro verso quella parte. Venite, venite, venite. Una porta di ferro? Ma possiamo salire? Come no? No, guarda. No, dobbiamo salire verso questa parte. Oh, cosa? Ti sa? Ah, no. Dove stai andando? No, dall'altra parte, Elox. Ah! Cacchio, ma come ho fatto? Ci sono i buchi qua sotto. Aspetta. Ho preso. Ok, bravo. Vado a mettere lì. Prendo qualche altro blocchino in più, non si sa mai. Sì. Bravo. Vabbè, però magari con un salto migliore. Ecco qua. Ok, ci sono. Oddio, guardate lì. C'è Jerry che sta dormendo. Cosa? È lì Jerry, guarda, vedi Jerry. Sì. Vedi Jerry. Ok, andiamo, sbrighiamoci. Ah, ok. Cacchio, non possiamo entrare. La porta è di ferro. Bravo, Alex, è caduto. Ok, state zitti. Allora, Rucco. Non ho fatto niente. Prendi questo. Distrezzi. Ah, che cacchio fai, idiota. Le schegge. Ok, allora. Andiamo. Un attimo. Ma che cacchio fai, idiota. Oh, cacchio, stiamo cadendo. Sono caduto io. Ok, sbrigati, Alex, sbrigati. Ok. Ok, sbrigati, Rucco. Mamma mia, sembra che perdi tempo. Ma dove mi pesci, idiota? Ok. Oh, vedete, c'è una botola, lo sapevo. Le femmine sono stupide, non lo sanno che le botole. Oh, cavolo. Che hai fatto? Dove sei? Me l'ho seduto. Ok, vado, Ok. Vai. Ah. Aiuto. Magini mi ha preso. Alla fine. Cosa ha fatto? Jerry, lasciami stare. Come ha fatto a andare da sportarsi sopra il tetto? È stato velocissimo. Ma non l'ho visto arrivare. Non l'ho visto arrivare. La sua. Cosa mi hai colpito? Che mi hai colpito? Oddio. Ah. Oddio. Ragazzi, venite dietro a casa di Violet. Devo rifare il parkour. Oh no. Dove sei? Ecco, lo vedo. Aspetta, Spree. Jerry, ti sfondo di botte. Ah, non c'è. È scappato. È scappato via. Come ha fatto? Ma che ne so. Oh mio Dio. Ha rotto le scatole, ragazzi. Non dobbiamo farci sentire, ok? Dobbiamo stare zitti. Ma non colpirmi. Ok. Questa volta veramente. Perché Jerry, vedete le orecchie quanto ce le ha grandi. Ce le ha grandissime. Quindi grandi. Ci possono sentire. Tipo antenne. Esatto, sì. No, non un pene. Cosa? È antenne. Ho detto antenne. No, hai detto pene. Ma non allora, è vero. Non si dicono queste cose. Allora, aspetta. Ah, mannaggia. Chi so io, Cruc. Allora, fatevi salire. State zitti, non ridere. Ok, venite qua. Ok, Jerry sta dormendo. Niente, non riesco a salire. Oh, c'è qualcosa che mi colpisce. Oh, queste scale. Vabbè, lo se senti, appena Crook inizia a fare, a finisce di fare il... Oh, eccolo qua. Eccolo. Ok, scendo. Attenti. Vai, scendi, piano. Dobbiamo cadere felpatamente. Ok. Siamo sicuri? Devo scendere? Oh cavolo, mi sono spaventato, è scusate. È scappato la scureggia. Mi sono spaventato. C'è Jerry con fianco. Esistaci. Ecco il fianco. Andiamo giù. Andiamo a sentire quello che stiamo facendo. Va bene. Crocco, c'è la testa pelata. Stai tutto sentendo la fronte. Cosa hai detto? Sei un idiota. Da adesso mi pare che non ci siano più. Abbiamo controllato ovunque. Sì, infatti. Anche se te lo ti giuro che parlare. Ho pensato di aver sentito qualcuno che cadesse felpatamente. Ma deve essere stata mia impressione. Ma io non ho sentito niente. Comunque adesso possiamo parlare. Sì, e allora da cosa cominciamo? Ma poi cominciamo. Non fanno soffocare. Da? Elox, saluta. Elox. Ma hanno il raffreddore le tue pecore? Può essere. Non so, facciate troppi casini. Ma perché cosa ti stanno? Ma dove stanno? Di qua? Ma perché stanno discutendo?
Velox! È velocissimo! È velocissimo! Oh, qua sotto, qua sotto, qua sotto! Arrivo! Aia! Mannaggia, ci seguiti! Questo è quello che accade alle piccole canaglie che non si fanno i fatti loro. Esatto! Non provare a chiamarci canaglie! Noi vogliamo sapere... Non torturateci, basta, basta! Ma c'è la tichina al pisellino quel taser. Cosa? È super divertente, anch'io. Liberateci. Allora, volete essere liberati? Allora io e Violet abbiamo preparato un percorso un po' difficile per voi, perché siete davvero scarsi. Allora, chi riuscirà a passare questo parkour dormirà con noi per una notte. Ci sta. Crook era così tanto voglioso di dormire con le ragazze che ha spaccato la serratura della porta. Che cavolo stai dicendo? Ma non è vero. Vabbè, uscite, andate. Andiamo. Ok, vado a fare il parkour. Chi lo fa per prima? Aspetta, uno alla volta. Uno alla volta. Perché questo sono parkour pro. Per poppanti lo farebbe chiunque. Sì, infatti. Aiuto, idiota, ragazzi. Pippone. E fuori due. Dai, tocca a te. Beh, vado. Sembra semplice. Finito. Adesso dormo con voi. Ti dormirà con noi. Cosa? Che significa? Io ho vinto e voi no. Guardate, mi sto ballando qua. Ciao, fallino, io andrò a dormire con le ragazze. E voi andrete con le razze. Ciao. Andate via. Ciao. Ciao. Sarà super divertente. Mangeremo i pasticcini, le torte. Parleremo di cose delle ragazze. Allora, Sbri, questo è il tuo letto. Wow, pure blu. Sì. Mi sento veramente una ragazza. Cioè, mi sento veramente, voglio dire, un partecipante delle ragazze. Allora, di che parlate solitamente? Ma state dormendo o state parlando? Di che parlate? No, parliamo. Ancora, siamo svegli. Siamo sveglissimi. Siamo svegliissimi. Di solito parliamo, non so, di cose tipo di ragazzi. Davvero? Esatto, tipo che trucco degli occhiali schifosi. Oh sì, lo penso pure io. C'è i capelli tipo muco, fanno schifo, puzzano pure io. Ma che è troppo mio, Michele. Ma non ci voglio credere, ma ragazzi, ma pensiamo tutte e tre la stessa cosa, incredibile, vedete? Abbiamo un po' cose in comune che i genitali sotto il pube. Comunque è incredibile. Possiamo parlare di tutto quello che vogliamo. Quindi ad esempio che Ryan, vogliamo parlare dei suoi capelli bianchi. Porca miseria, sì, ma sono troppo crespi, dovrebbe smetterla. Sono carini i suoi capelli, anche se ce li ha neri, voglio dire. Sì. Non so come funzionano i missili. Ma sei un idiota, mi hai spazzato pure a me. Ragazzi, parte del piano. Ragazzi, ma non c'entra niente. Oh mio Dio, me lo prendi lanciafiamme per favore anche a me. Ah, traditore. Sì, aspetta, lo prendo da qua. Fai schifo. Traditore, io? Fare un pinche party per Feri, ragazzi, non come te. Hanno fatto entrare. Vale, me lo dai, grazie. Che cacchio avete detto sulle girls? Io adesso faccio parte delle girls. Ecco, andatevene via. Esatto, poi le scatole, guardate. Oh, come faceva ad avere ancora questo lanciamissili sto tizio? Ma veramente. Dai, adesso dobbiamo di nuovo risistemare tutto. Vabbè. Sì, il lavoro della massaia. Però sono Gear Power. È vero, io pure sono Gear Power, cavolo. Yes, Queen. Sapete cosa? Noto quanto effettivamente è noioso avere degli amici che ti rompono ogni volta le scatole e non puoi parlare per i fatti tuoi e completare le frasi. Esatto. Noi vogliamo solo divertirci. Loro rompono le scatole, li faremo anche arrivare qui. Se solo sapessero parlare di cose di ragazze.
Io invece so parlare di cose di ragazzi. Magari ci si può insegnare, lo possiamo insegnare a parlare di cose di ragazze, no? Potremmo, sì, lo siamo provati. È difficile, so. Però sono delle teste bacate, cioè. È vero, sì, i maschi io non li comprendo davvero. Sono delle persone infatti. Così tanto, non lo so. Cioè, riescono sempre ogni volta a distruggerti il mood in cui sei. Hai proprio esatto. ragione, sorella, mamma mia. Incredibile. Tesoro, perché amo non mangi un po' della mia torta e mi dici com'è? Buona! Adoro! Madonna! Adoro! Amore. Bellissimo! Buona, buona! Ok, va bene. Solitamente le ragazze cose che fanno una volta che tipo è tarda notte? Te lo torniamo all'orecchio. Ma che mi stai dicendo? Davvero? Buonanotte. Ah, io volevo giocare con voi. Vabbè, buonanotte. Twister. Vieni, dai, muoviti. Guardalo qua, guarda tu che schifo. Guarda come è andato a finire male questo. Infatti, che fallimento. Cioè, traditi. Io non ho parole. No, no. Non lo invitiamo più nelle nostre festicciole. Per no. soli uomini. Ciao. Maniaco! Ok. Ragazze, cosa è successo? Non avete idea di quello che è successo? Sono arrivati dei maschi? No, ancora. Perché devono venire qua? Assurdo. Incredibile, io sì, ho provato. Capisco che devono stare lontani da noi. Adesso io non capisco. Ogni volta arrivo qua. Comunque, perché ho questa voce? Oh mio Dio, magari forse perché stando con voi ho iniziato un attimo ad avere meno testosterone e più feromoni. Ya, può essere, amio. Ok, credete che lo siete andare un attimo a fare shopping? Andiamo. Oh, che è successo? E abbiamo colpito un piatto mentre stavamo uscendo. Oh, poi lo andiamo a pulire come delle prove donne. Andiamo! Si è piaciuto questo video? Perché c'è lì? Mi ha preso? È finito, Ester. E mi spiace. Era solo per un giorno, Sbri. No, io ero una diventata una femmina. No, Jenny, ti prego, lasciami stare. Mi spiace, Spacer. È durato più che abbastanza. Che sta facendo? No.